affrontare singolarmente i diversi articoli del regolamento e soffermarci su far leggere gli emendamenti da parte del consigliere che li ha presentati sui tre articoli relativi. Segretario che dovremo fare le dichiarazioni di voto articolo per articolo e poi finale. Va bene, ok, questa è la modalità. Prego, consigliere. Volevo dire una cosa, perché qui noi abbiamo una delibera con regolamento e penso che il regolamento sia stato condiviso dai quattro comuni. Oggi fare degli emendamenti, cosa vuol dire? Ritornare in consiglio, poi per ritornare al congresso articolo. Dobbiamo capire, interessa la miniaturizzazione e dopodiché ci lavoriamo, perché oggi andare a cambiare un regolamento, io dico, vuol dire ricambiarlo, metterlo poi in mano degli altri comuni, chissà cosa metteranno, ritorniamo qui e non si partirà mai, non si partirà mai, dunque penso che poi le cose devono essere concrete. Cioè, se questo regolamento qua è stato condiviso, oggi che lo cambiamo, con tutta la bontà, io non ho visto gli emendamenti, però conoscendo Svato, parlo per niente, li ritiri comunque, dai. Ma detto questo dico, c'è un regolamento allegato alla delibera che sì, andiamo a, non so poi se passeranno o meno i tuoi emendamenti, però vuol dire ritornare poi a ripassarli agli altri comuni che faranno altre cose, ritornare, non so quanto tempo ci impiegheremo per partire con questo servizio, perché dobbiamo dire se ci interessa il servizio o se non ci interessa, perché se ci interessa dobbiamo in qualche maniera, non dico cedere, ma darci una mano per arrivare perlomeno alla partenza. Se non ci interessa, ogni occasione è buona, con tutta la bontà dei tuoi emendamenti, però ti chiedo su questo di fare una riflessione, perché altrimenti ci blocchiamo su queste cose, perché mettere adesso gli emendamenti su una convenzione già definita mi sembra una cosa impropria. Sì, però in termini di democrazia il Consiglio è supremo e quindi ha il suo diritto di potersi esprimere, capisco esattamente quello che lei ha detto, noi siamo comune capofila, comunque più propriamente risponde il sindaco. No, capofila, scusi, il primo dei quattro che deve votare, risponde il sindaco. Sì, rispetto all'intervento del consigliere Sacilotto, che ovviamente è puntuale, nel senso che noi siamo il primo comune che va ad approvare la convenzione. Una convenzione oggetto di diverse riunioni e di incontri con gli altri comuni, e con tutto rispetto per gli altri comuni, ovviamente dobbiamo, per non dover ritornare in consiglio con le modifiche che a sua volta altri comuni potrebbero apportare, avremmo, l'ho sentito adesso nella pausa anche la comandante, noi avremo questa proposta, quindi quella che suggeriva il consigliere Sacilotto di ritirare l'emendamento sicuramente dall'articolo numero 2, perché oggi non si parla di armamento, ma oggi si parla di una convenzione, quando si entrerà nel merito poi ci sarà modo di approfondire. Certo che abbiamo dovuto dibatterlo perché è un tema politico importante, questo è evidente, però dal punto di vista della convenzione non vi è oggi all'ordine del giorno armamento sì, armamento no, ma solo regole del gioco rispetto a questa zonizzazione. Per cui l'articolo 2 sarebbe da ritirare, se no preannuncio già come maggioranza il nostro comunque voto contrario. L'unico emendamento che potrebbe, sentendo anche la comandante, è soltanto chiarificatore, non credo che ponga questioni sostanziali, è quello dell'articolo 10, che oltre alla lettera raccomandata, ovviamente entro i 6 mesi prima, dice o per posta elettronica certificata PEC, quindi credo che questo sia assolutamente inseribile nel contesto e sarà nostra premura, se il Consiglio Comunale la voterà, illustrarlo e comunicarlo immediatamente al Comune capofila che lo diramerà a Novenza e Cesa, in modo tale che i prossimi consigli comunali di questi tre comuni riprendano anche queste tre parole che non cambiano sostanzialmente nulla. Ripeto, articolo 2 no, articolo 10 potrebbe essere, perché non credo che entri o tocchi la
sensibilità di nessuno. L'articolo 7 è già in posizione, diciamo, di solito per legge si deve fare, per cui anche in questo caso adottarlo oggi per poi chiedere a Samonà di modificarlo senza averlo concordato prima lo riterrei poco delicato, per cui io resterei solo sull'articolo appunto 10, per il resto inviterei anch'io il consigliere Biancon a fare uno sforzo nel ritirare questi due emendamenti e poi di volta in volta, quando arriveranno le convenzioni per specifiche iniziative, di eventualmente discutere anche politicamente su questo tipo di argomenti. Consigliere Biancon. Io invece ritrovo invece l'articolo 2 propedeutico per poter votare, nel senso che non vedo l'utilità della pistola nei vigili urbani e quindi no, non ritiro nessun emendamento. Non è chiaro, semplicemente non è chiaro, quindi non ritiro gli emendamenti, semplicemente. Volevo inoltre rispondere al consigliere Carpenedo riguardo agli emendamenti che abbiamo presentato durante la commissione. Avendo ricevuto il materiale il giorno stesso della commissione, era un po' difficile proporre emendamenti. Su questo volevo solo mettere un piccolo commento. Prego, consigliere Carpenedo. Due considerazioni riguardo a quanto è stato detto poc'anzi. Io credo che nei diritti di un consigliere comunale sia quello di presentare degli emendamenti ad una proposta che viene portata all'ordine del giorno, altrimenti vorrebbe dire votiamo perché è stato già votato da altri comuni, non entro nel merito, ma un consigliere di opposizione o anche di maggioranza penso che abbia diritto di dire la propria, di fare degli emendamenti che poi sarà la maggioranza del consiglio a decidere se vengono approvati o meno. Detto questo, io vorrei una piccola precisazione sul discorso dell'armamento dei vigili, perché non ho capito se con questa convenzione, che mi auguro di aver capito male, è possibile dare l'armamento ai vigili di Musile, perché questa è una questione che tra dibattito, tra quello che propone, c'è un rimando alla legge 65 dell'86, cioè questo non vorrei che poi si potesse armare i vigili senza una preventiva deliberazione del Consiglio Comunale qui. No, so che non si vorrei una precisazione su questo aspetto qua, perché stiamo parlando di una cosa talmente importante che non vorrei che poi nel voto finale di questo provvedimento fosse implicita alla convenzione. Come io aspetterei questo chiarimento a parte del segretario, che comunque all'interno della convenzione non vi sia oggi la possibilità, con l'approvazione della convenzione, di votare l'armamento dei nostri vigili. Quindi una precisazione in questa natura qui. Prego, consigliere Carpenedo. Sì, io non ho presentato un emendamento, tuttavia sì, c'è questo inciso che serve la legge 65-86, in cui dice porto dell'arma, non si capisce se è a favore o a sfavore, eccetera. Tuttavia la legge non afferma che c'è il porto dell'arma. Per cui proporrei al consiglio di votare l'annullamento di questo inciso, cancellarlo. Sì, un attimo che il segretario si informa, per cortesia. La volontà politica è quella di armare o no? Dopo di che è formazione, era tutto dopo, cioè, ma c'è pure il problema adesso di quello che farà. Sembra le dire, è la cosa che questi qua mettono in gioco, io davvero lo vedrete. Non sono a favore della milizia, cacciare prima di coinvolgere il privato sociale, sentite coinvolgere qua i cacciatori, i parti sociali, cioè il sindacato, la patronale. Questo ho detto io, non ho detto il microfono. Siamo fuori, spegni il voto, siamo fuori, lei è il segretario, ma dice la volontà è quella di... Non sarà verbalizzato, però sì.
parte, non parte, non parte segretario. Segretario, gli emendamenti non sono stati ritirati, lei conferma che non sono ritirati e quindi dobbiamo per forza passare alla votazione articolo per articolo.
articoli? Diamo per letti gli articoli, siamo tutti d'accordo, vero? Sì. L'articolo 1. Se non li ha ritirati, sì. Articolo 1, dichiarazione di voto. Possiamo. Allora votiamo tutti assieme gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11. Allora ripeto, l'articolo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11. Scusate, aspetti tecnici, segretario ha la parola. Proponevo, allora, siccome la votazione di chi ha proposto gli emendamenti può darsi sugli articoli non emendati, può darsi che vari a seconda di come vanno gli emendamenti, dicevo forse è meglio votare prima sugli articoli con gli emendamenti, che cioè si prende articolo 2, si vota prima l'emendamento e poi si vota tutto il testo. Articolo 7, articolo 10, poi si vota in blocco tutti gli altri e poi tutto il testo. D'accordo, allora passiamo alla votazione dell'articolo numero 2. Dell'articolo numero 2. Prima si vota l'emendamento. Illustra l'emendamento dell'articolo 2 che poniamo in votazione. Scusate, ripeto perché avevo il microfono spento. Il consigliere Bianco. Emendamento 1. Allora, sostanzialmente proponiamo di concordare con i comuni della convenzione di non permettere il porto d'armi all'interno del comune di Musilia. Citando, si concorda che nell'ambito territoriale del comune di Musilia di Piave al personale di polizia urbana proveniente da altri comuni aderenti alla convenzione non è consentito il porto dell'arma. Questo è perché consideriamo che i vigili urbani non abbiano la necessità di avere delle armi per fare dei controlli tipo di cantiere piuttosto che di. Abbiamo già chiarito gli aspetti, grazie. Poniamo dichiarazioni di voto per cortesia su questo emendamento. Consigliere Carpenedo. Annuncio voto contrario. Consigliere Capiotto. Noi ci asteniamo. Consigliere Lagonfo. No, dichiarazione di voto sull'articolo 2. Il sindaco, dichiarazione di voto del sindaco. Contrari per le premesse sulle quali credo di essere stato molto, molto esplicito, soprattutto per il ruolo della polizia locale rispetto ai prossimi miei vigili urbani, come dice il consigliere Biancon, ma soprattutto per le funzioni che questa polizia locale ha assunto nel corso di questi anni e dovrà assumere nel prossimo futuro. Per cui credo che sia importante per noi dare un segnale territoriale di vigilanza assieme alle forze dell'ordine in senso lato, quindi alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Pertanto su questo, anche nei prossimi provvedimenti, saremo fortemente interessati e fortemente, diciamo, investiti di portare la Polizia locale al completo armamento dopo una dotazione dell'arma, ma soprattutto una formazione capillare importante, perché dobbiamo riconoscere questo. Però è politicamente importante oggi dire che l'amministrazione comunale vede la polizia locale con le nuove funzioni che ci saranno da qui al prossimo futuro e non possono non mettere nelle condizioni i nostri agenti di restare dei burocrati o comunque solo con le funzioni di deterrenza del codice della strada o poco più, ma devono proprio entrare in quello che è la vera funzione. Ce lo chiedono i cittadini stessi quando vogliono maggior sicurezza, quindi anche le nostre forze di polizia locale devono essere dotate e messe in condizione di poter espletare al meglio il loro mandato. Bene,
poniamo in votazione chi è favorevole all'emendamento. Chi è favorevole all'emendamento per alzata di mano? Uno favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Due astenuti, uno favorevole e il resto contrari. Quindi l'emendamento non passa. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 7. Illustra l'emendamento all'articolo 7, consigliere Giancone. Allora, emendamento 2. I rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni convenzionati vengono così definiti. I costi relativi a progetti, installazione di impianti o strutture, acquisto di strumentazione a servizio esclusivo di un singolo comune sono posti a carico di quest'ultimo. Nel caso che questi costi siano di interesse collettivo dei comuni convenzionati, questi sono ripartiti in proporzione agli abitanti, eliminando o ad altro criterio che verrà di volta in volta deciso dal comitato dei sindaci. Inoltre, ciascun comune si impegna ad assumere l'assunzione degli impegni di spesa di propria competenza. La spesa a proprio carico sarà versata entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente capofila e in aggiunta e si impegnerà a pubblicarla nell'albo pretorio online, nonostante questo sia obbligo di legge, specificando la descrizione dell'acquisto, il totale della spesa e la ripartizione tra i comuni aderenti alla convenzione. Il rimanente parte dell'articolo è invariato. Grazie consigliere, dichiarazioni di voto, consigliere Carpenedo. Annunciamo voto contrario a questo emendamento. Grazie consigliere Capiotto. Ma noi ci astiniamo come prima, solo una precisazione perché tutti gli impegni di spesa sono già oggi oggetto di pubblicazione sull'albo delle termine dei responsabili o dei dirigenti, sono già oggetto di pubblicazione sulla laboratoria, quindi diciamo è un rafforzativo di una cosa che già per legge deve essere fatta. Comunque noi ci astegniamo da questa proposta. Grazie consigliere, consigliere De Gonfo. Sì, anche noi siamo contrari in quanto comunque è già prevista la pubblicità per legge, pertanto si tratta di una cosa in più. Passiamo quindi in votazione. Chi è favorevole a questo emendamento per alzata di mano? Un favorevole, contrari? 12, astenuti, 2, quindi l'emendamento non passa, non è approvato. Passiamo ora all'articolo 10, illustra l'emendamento il consigliere Biancone. Emendamento numero 3, gli enti firmatari possono ricevere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 6 mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a R, che abbiamo aggiunto o per posta elettronica certificata TEC a tutti gli altri enti. Rimane invariato. Grazie. Dichiarazione di voto, consigliere Carpenedo. Sì, tenuto conto che comunque è d'obbligo dal 1 gennaio prossimo procedere attraverso posta elettronica certificata. Tuttavia annuncio voto favorevole a questa. Favorevole all'emendamento. Ok. Consigliere Capiotto. Ci asteniamo anche su questo emendamento per un semplice fatto che la raccomandata o PEC, oggi, la PEC è equivalente alla raccomandata, quindi non serve oggi precisare, lo puoi fare con la raccomandata o con posta elettronica certificata, soprattutto se è un ente pubblico che ha l'obbligo appunto di avere la PEC, è equivalente comunque. È un rafforzativo sulla decisione, però diciamo è già intrinsecamente previsto insomma dalla norma. Consigliere De Gonfo. Il nostro gruppo esprime parere favorevole, in quanto comunque si tratta di un rafforzativo come già espresso. Bene, quindi possiamo passare in votazione. Chi è favorevole a questo emendamento? Chi è contrario? Nessuno, astenuti? Due astenuti, quindi l'emendamento passa. A questo punto dobbiamo votare. A questo punto il testo integrale.
prevedendo l'articolo 10 l'integrazione che è passata. Bene? Siamo tutti d'accordo. Ok? Quindi passiamo in votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? Scusate. Sì. Passiamo alle dichiarazioni di voto prima. Scusate. Quindi consigliere Carpenedo. Consigliere Sacilotto. Grazie. Allora, mi sembra che abbiamo parlato abbastanza di questo, poi magari ci ripetiamo su cose già dette e ridette. Noi siamo favorevoli a questo tipo di alla presentazione di questa delibera e auspichiamo però che ci sia un impegno politico per, affinché, al di là che questa delibera non va ad obbligare nessun comune sul fatto degli armamenti, ma che il comune non si ripiare politicamente prenda una decisione per dire sì all'armamento dei vigili, fatto salvo tutto quello poi che c'è, la conseguenza, la formazione e quant'altro, perché il nostro territorio ha bisogno non solo dei nostri vigili, perché se siamo poi tutti armati, altrimenti uno sta nell'ambito del proprio comune, ma la finalità di questa mini zonizzazione è di mettere assieme tutte le forze del polizia locale dei quattro comuni e dividersi un po' il territorio nel suo complesso. Pertanto, come ha detto anche prima il nostro capogruppo Luciano Carpenedo, è da dare un segnale. Certo, nella dichiarazione di voto io dico questo, votiamo la delibera e il regolamento così com'è, però un impegno politico perché la nostra polizia municipale venga armata. Grazie, consigliere Capiotto. Allora, con le precisazioni che ha detto il segretario prima, ossia che qualsiasi armamento della polizia locale del comune di Musile debba passare comunque attraverso una votazione del consiglio comunale e quindi su una discussione che poi si aprirà quando sarà il momento di fare e non oggi in una convenzione che, ripeto, è stata vista martedì per la prima volta e che poi nel dibattito specifico è venuto fuori più sull'armamento che su quello che è di fatto la convenzione che noi andiamo a votare. Io rientro nell'ordine del giorno che è l'approvazione di una convenzione che non prevede oggi l'armamento dei vigili e lo ribadisco, non prevede oggi l'armamento dei vigili. Il nostro voto è favorevole per quella che è una gestione associata di polizia locale, così come abbiamo sempre rimarcato su quello che è un po' l'associazione dei servizi e delle polizie, soprattutto con la nuova vista che ha dato la Regione sull'aspetto della riduzione di quelli che erano il distretto rispetto a eliminando, cioè caratterizzando quello che è retroterra dalla zona litorale. Quindi il nostro gruppo su questa convenzione con le precisazioni di prima dichiara voto favorevole. Grazie, dichiarazione di voto del consigliere Bianconi. Ci asteniamo, riteniamo in ogni caso che la proposta della zonizzazione sia sicuramente interessante da un punto di vista delle risorse, dell'utilizzo delle risorse, però ci asteniamo per quanto riguarda l'articolo 2, quindi il voto finale è perché siamo contro le armi, quindi ci asteniamo a riguardo. Grazie, consigliere D'Agonfo. Allora, con questa delibera abbiamo la possibilità di gettare le basi per consentire agli organi di polizia municipale di poter collaborare, di formarsi e di essere presenti nel territorio in modo più capillare e soprattutto fornire un servizio ai cittadini più efficace e incisivo. Il nostro comune, oltre a fornire la propria collaborazione agli altri comuni, potrà servirsi senz'altro e contare sulle risorse disponibili negli altri territori convenzionati e quindi affiancare alle 6 unità presenti in Musile le altre oltre 30 unità presenti negli altri comuni e quindi praticamente di poter usufruire anche delle risorse condivise. Pertanto esprimiamo parere favorevole. Grazie, espletato anche questo, poniamo quindi in votazione. Chi è favorevole per alzata di mano? 14. Chi si astiene? Un astenuto. Contrari? Nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Per alzata di mano chi è favorevole? 14. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno.
Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno, variante al piano regolatore generale per la posizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera pubblica denominata realizzazione di piste ciclabili in ambito di pregio ambientale, in ambito urbano, ai sensi dei combinati disposti dall'articolo 48 della legge regionale 11/2004 e dall'articolo 50 della legge regionale 61/1985 adozione. Lascio la parola al dottor Bergamo, al sindaco, che illustra il provvedimento. Grazie. Abbiamo ora nell'ordine del giorno due punti che sono in sostanza due varianti al piano regolatore per la posizione del vincolo, appunto per quanto riguarda l'esproprio di aree interessate a opere pubbliche, a fattispecie a piste ciclabili. Il punto numero 9, quindi all'ordine del giorno, tratta della pista ciclabile lungo i Salsi e quindi tratta di una delibera praticamente che era, aveva avuto corso già dal dicembre 2011 con una delibera di giunta dove si approvava un accordo di programma sottoscritto fra diversi comuni, tra i quali San Donà come comune capofila e appunto Nusile di Chiave, Siena, Sastino, Teglio, Torre di Mosto, eccetera, una serie di comuni che appunto erano convenzionati per l'erezione di piste ciclabili nell'area del Veneto orientale, finanziate con un POR di 2007-2013 per oltre 4 miliardi di euro, dei quali 4 milioni di euro, scusate, per dei quali 1.137.000 proprio per il nostro territorio, dei quali 910 appunto finanziati attraverso il contributo, gli altri con fondi a disposizione del bilancio comunale. Quindi è partito questo iter, oggi appunto il comune capofila San Donà, che doveva prevedere l'espletamento di tutte le attività amministrative legate all'affidamento dell'incarico, presentazione dell'opera e l'appalto dei lavori, e il comune di San Donà, appunto comune capofila, ci ha trasmesso il progetto preliminare appunto nel dicembre scorso, quindi due mesi fa, e il progetto prevede in sintesi la realizzazione di una pista ciclabile partendo da Caposile per restare nel nostro territorio fino a Jesolo in località Torri Canigo. Per questo tipo appunto di intervento oggi si rende necessario con questo provvedimento acquisire le aree di proprietà di terzi e come previsto appunto dall'articolo 9 e 10 del DPR, nel procedimento per l'edizione di un'opera pubblica, l'atto espropriativo per l'acquisizione dei relativi suoli e può essere emanato se l'opera da realizzare è prevista dallo strumento urbanistico generale del comune e se il bene da espropriare è assoggettato al vincolo preordinato all'esproprio. Proprio per questi motivi oggi noi deliberiamo e nell'atto che avete visto anche in commissione e che è a vostra disposizione, il Consiglio Comunale appunto delibera di approvare per le motivazioni in premessa illustrate il progetto preliminare relativo all'intervento e dare atto che tale approvazione costituisce adozione di variante ai sensi del piano regolatore appunto per finalizzare la riconferma del vincolo decaduto in precedenza. Quindi per questi motivi appunto il provvedimento tocca e incide su questi due elementi fondamentali. Proprio per capire di cosa stiamo trattando, ringrazio della presenza il dottor Bergamo, che anche di sabato mattina è qua, che ha avuto la pazienza di ascoltare un ordine del giorno non propriamente tecnico, ma di natura di polizia locale, che oggi appunto lo vede presente per darci qualche dato, illustrare qualche dato in più relativamente alla fase progettuale che abbiamo ricevuto dal comune capofila San Donà, e passo a lui la parola. Grazie. Buongiorno a tutti i consiglieri. E adesso magari proietterò alcune slide giusto per dare una visione d'insieme alle cose che stava dicendo il sindaco in ordine alle piste ciclabili. Ha detto un po', forse c'è il grande faro in fondo che proietta sul. Ecco, ci vediamo un po' meglio. Scusate, troppo una planimetria densa di segni e indicazioni. Comunque, giusto per avere una visione di insieme, poiché questo argomento è collegato anche al successivo,
stiamo parlando sempre di piste ciclabili e sempre di varianti urbanistiche volte a confermare il vincolo preordinato all'esproprio, in quanto già il piano regolatore vigente prevede nella sua normativa indicazioni precise su come e dove devono essere fatte le piste ciclabili, utilizzando prevalentemente quelle che sono le diciamo così, alzaie, gli argini fluviali e comunque i percorsi perifluviali e perilagunari. Quindi, tra l'altro, c'è anche la norma che dice che effettivamente le piste ciclabili possono comunque essere realizzate anche se non precisamente indicate nel PNG. Quindi, complessivamente, diciamo, i progetti di cui stiamo adesso per vedere alcune indicazioni sono comunque compatibili con lo strumento urbanistico. Quello che è venuto meno è proprio il decorso del tempo, quindi se nei 5 anni, dal 2001 in cui è entrato in vigore il PNG, non si è fatto il decreto di esproprio, decade il vincolo preordinato lo stesso. Quindi oggi come oggi dobbiamo, ancorché interveniamo su alzaie, su capezzagne, dove molte di queste aree sono aree demaniali, pubbliche, insomma, alcune sono di proprietà di privati, quindi diciamo dobbiamo confermare questo vincolo qualora non riuscissimo ad ottenere un accordo bonario con queste proprietà. Peraltro devo dire, noi abbiamo già fatto